Marco e raccontarci un po' dal suo punto di vista del figlio, anche descriverci anche la percezione di tuo padre prima del riconoscimento e dopo questo riconoscimento. Sì, io cerco di raccontare molto brevemente, magari con degli aneddoti, con degli episodi, e magari dando anche in maniera più compiuta come era la persona, come ragionava, come pensava. Lui non cambiò assolutamente, fu la stessa persona, tra virgolette, semplice, intesa nel senso corretto ovviamente questa parola, che era prima, lo fu anche dopo. Non riusciva nemmeno molte volte a comprendere perché lo onorassero tanto, riteneva, ma senza retorica, di aver fatto solamente il proprio dovere di uomo, nulla di più e nulla di meno. Quando andò a Budapest, dove venne invitato dal governo ungherese per ricevere dinanzi al Parlamento riunito in seduta plenaria il più alto riconoscimento ungherese, l'Ordine di Santo Stefano, andò in treno. Lui piaceva moltissimo andare in treno, quindi andò in treno. Arrivò alla stazione di Budapest la sera, Budapest è una stazione terminale, quindi il treno poi si ferma perché è la stazione d'arrivo. Vide, quando entrò nella stazione, un grande movimento, vide tante persone, troppe per essere una stazione normale, vide anche i militari, vide anche una banda, vide persone vestite bene, giacca e cravatta, di solito magari quando si parte più sportivi. Quindi pensò dentro di lui, accidenti, qui parte o arriva qualcuno di importante. Qui era molto curioso, tirò giù anche il finestrino, allora si poteva nel treno, per vedere fuori, vedere il treno stava fermandosi. Non capì chi poteva arrivare o partire, quindi si mise velocemente, compatibilmente con i suoi 80 anni, dinanzi all'uscita per essere il primo a scendere, per poter essere il primo a vedere. Quando scende e si cominciò a guardare intorno, capì che non doveva né partire né arrivare nessuno, stavano aspettando proprio lui. C'era anche il tappetino rosso, come si usa in queste circostanze, la banda militare e tutto quello che ci va dietro, stavano aspettando lui. Lui non se l'aspettava di certo da questo punto di vista. Lui la sua storia, dicevo, non la raccontò a nessuno, nemmeno in famiglia, sì, qualche piccolo episodio, ma nulla di più, nulla di meno. Racconta questo episodio di qualche anno prima della sua scoperta da parte di queste donne ebree ungheresi. Nessuno sapeva niente, mia moglie e io eravamo andati anche precedentemente a Budapest, avevamo fatto anche il piano di battaglia, come si dice, per visitare la città di fronte a lui. Non disse assolutamente niente, salvo una battuta, sì, la conosco, ci sono stato tanti anni fa, potrei darvi anche degli indirizzi, anche nomi di persone, ma sono passati tanti anni, chissà se esistono ancora, se ci sono ancora. Questo fu l'unico commento che fece quando andavo in Ungheria. All'inizio degli anni 80 lui ebbe un ictus anche abbastanza consistente. Quindi chiamò mia moglie e le disse più o meno questo: guarda, se tiri fuori dal cassetto delle carte, le leggi, vedrai che tutto sommato nel corso della mia vita qualcosa di bello e di buono l'ho fatto. Quelle carte che poi erano copie del suo memoriale, quello che poi è uscito come libro nel 1996, vennero prese. Probabilmente non eravamo maturi, forse il destino deciso in maniera diversa. Non lo so, fatto sta che non devo nessuna importanza neanche a livello personale per le carte, che rimasero lì a vagare sui tavoli. Pian pianino mio padre si riprese e una delle prime cose che fece quando si dimise in piedi fu riprendere quelle carte in maniera molto tranquilla e silenziosa e rimetterle nel cassetto. Qual è la morale di questa storia? Pensava di morire, riteneva giusto che quantomeno la famiglia sapesse o fosse messa nelle condizioni di sapere quello che era successo. Quando capì invece che l'appuntamento con la morte era stato rinviato dato da destinarsi, si riprese le carte, le rimise nel cassetto in attesa di eventi che arrivarono poi nell'88 quando venne ritrovato da queste donne ebree ungheresi. Ultimo episodio che racconto.
anche per dire a cosa teneva Giorgio Perlasca. Dall'88, data della sua scoperta, al 92, data della sua scomparsa, girò l'Italia, girò il mondo, ricevette tantissimi riconoscimenti, più umili, chiamiamoli così, e più importanti d'Italia. Alla fine diede, a parte il titolo di grande ufficiale della Repubblica, anche la medaglia d'oro al valor civile, fu l'ultimo atto del presidente Cossiga. Negli Stati Uniti, Spagna stessa, che fece una retromarcia notevole, obiettivamente, perché non è stato semplice per la Spagna poi riconoscere che Giorgio Perlasca ne aveva salvati quegli ebrei, perché dovette disconoscere quanto aveva affermato San Spritz. Stessa Spagna gli diede l'ordine di Isabella la Cattolica, che fu quella che cacciò gli ebrei nel 1492, ma fu quella anche che permise a Giorgio Perlasca di inventarsi quel famoso salvacondotto che faceva proprio riferimento a questa cacciata degli ebrei nel 1492 da parte di Isabella la Cattolica e degli Stati Uniti. Quindi ricevette tantissimi riconoscimenti. Quando andava un giornalista, questo è testimoniato anche dalle foto e anche dagli articoli di quell'epoca, gli chiedeva più o meno sempre la stessa cosa ai giornalisti. Molte volte non hanno grande fantasia, devo dire. Qual è il riconoscimento a cui lei tiene di più? In quel tempo la stanza era veramente un deposito di targhe, coppe, libri, un po' di tutto, quindi teneva sulla scrivania solamente le cose più belle, più importanti, a cui teneva di più dentro di sé. E faceva sempre vedere una piccola targhetta che stava nel posto d'onore nella sua libreria, che gli aveva dato una piccola scuola media in provincia di Vicenza, che si chiama, questo paese si chiama Orzano, in cui era scritto un uomo a cui vorremmo assomigliare. Ecco, questo era il riconoscimento a cui lui teneva di più. Detto tutto ciò, non sto mica dicendo che Giorgio Perlasca era l'essere perfetto, no, come tutti i giusti non è un essere perfetto, aveva certamente i suoi pregi, i suoi difetti, era nato nel 1910, quindi anche la sua educazione era molto rigida da tutti i punti di vista, però devo dire che sui grandi temi, sul modo di comportarsi, di essere, fu veramente una persona giusta da tutti i punti. Grazie Franco Perlasca per questa bella testimonianza, dal Berlano per aver scritto il libro e desiderato di percorrere questa incredibile storia. Trovate questo bookshop Giorgio Perlasca, italiano scomodo, con una pausa di mezz'ora e poi si riparte con nuove presentazioni.